Eccoli qui, un altro pilastro della classe mini italiana, sangue sardo, base, siete sempre basati a Cecina, giusto? No, no. A Pisa? Rimaniamo sempre a Sant'Antioco, forse ora ci sarà una parentesi genovese e poi saliamo su in Francia. Insomma, stiamo parlando dell'equipaggio del Ginto. Farci e Mureddu, ragazzi, voi vi seguiamo da un bel po' di anni, state dando da filo da torcere e in programma c'è la tua mini transat, Francesco. Sì, a settembre. Come siamo messi? Settembre si parte con la mini transat, diciamo che ancora sono non in waiting list, però le probabilità di entrare sono abbastanza alte, quindi sono molto positivo su questa cosa e insomma non vedo l'ora, è un progetto di 4 anni ormai che ci si corre dietro, è arrivato il momento di dare il tutto per tutto. E quindi di fare questa ultima stagione, ma... Qui il Mediterraneo in programma, tutte le 3 regate italiane più? In realtà 2 regate italiane, quindi Arci GP, perché poi siamo anni che pianifichiamo che l'anno da Transat avremmo fatto il Fastnet insieme e quindi saliamo a fare il Fastnet. Il Fastnet, due sardi al Fastnet, questo ce lo dovrete raccontare assolutamente. Ragazzi, buon divertimento, vi seguiamo e sarà anche una regata interessante per voi. Dai, vediamo di andare a tuono. Grazie.